Da alcuni anni è attivo presso l'Università di Roma La Sapienza un master annuale e di primo livello di giornalismo scientifico e management della ricerca. E siamo qui con il suo direttore, la professoressa Isabella Saggio, alla quale vorremmo porre alcune domande per chiarire un po' qual è il significato, quali sono gli obiettivi di questa iniziativa della Sapienza. Innanzitutto vorremmo sapere da dove nasce e come nasce l'idea di questo master. Dunque, l'idea nasce con l'obiettivo di cercare di creare un ponte fra scienza e società, quindi creare un percorso formativo che porti gli studenti verso delle professioni che di questo si occupano. Quali sono le professioni che si occupano di scienza e società? Sono le professioni del giornalismo scientifico, essenzialmente, e anche diciamo, la comunicazione in generale della scienza, che poi di fatto viene sfruttata anche da coloro che fanno management della ricerca, reclutamento di risorse per la ricerca, e quindi complessivamente noi volevamo cercare di identificare un percorso formativo che insegnasse agli studenti a comunicare la scienza ai non scienziati. E come mai è stato scelto la formula del master per Perché il questo scopo? master, scusi, perché il master ci permetteva di inserire nell'ambito di un corso piuttosto compatto che dura solo un anno una serie di attività pratiche molto professionalizzanti. Quindi noi, oltre alla didattica teorica di base di un corso accademico tipico, facciamo anche molte attività di laboratorio, quindi attività pratiche, e il corso si completa con un periodo di stage presso sedi in cui si fanno attività professionali quali quelle verso cui il master è indirizzato. Peraltro, il master ci permette anche di mescolare la docenza accademica a una docenza esterna e quindi di avere una visione un po' più ampia della realtà che circonda l'accademia e di mettere anche gli studenti a contatto diretto con i professionisti che quindi le avvicinano al mondo del lavoro. E quindi come si articola nel corso dell'anno il percorso didattico per perseguire questi obiettivi? Dunque, il percorso didattico prevede tre aree: un'area di base che insegna scienza e che insegna storia e filosofia della scienza, quindi per dare delle basi comuni di cultura scientifica a tutti gli studenti. E poi ci sono due aree che sono l'area dei linguaggi multimediali e quindi imparare a scrivere con diciamo, linguaggi per esempio adatti sia alla carta stampata che al web, imparare a fare un video, imparare a scrivere un blog, imparare diciamo, quindi la radio, una serie di aspetti quindi della comunicazione. E poi abbiamo un'altra parte che invece è management della ricerca, in cui anche lì si utilizza l'aspetto del linguaggio, però connessa di più allo sfruttamento della scoperta. Diciamo, avendo concepito un percorso che sta tutto attorno alla scoperta, ovvero si inizia dall'insegnamento di come si può realizzare un progetto per il reclutamento di fondi, per esempio fondi europei, e quindi intorno a uno specifico argomento scientifico, e quindi si insegna anche come una specifica scoperta scientifica può essere sfruttata invece per brevettazione e trasferimento tecnologico, ed anche come, diciamo, in che modo deve essere usato il linguaggio per fare comunicazione diciamo, circa questa scoperta scientifica, una comunicazione che può essere per esempio diversa a seconda che diciamo, che questa scoperta sia stata realizzata in un contesto pubblico, di un'istituzione o in un contesto privato, per esempio un'azienda. E quindi una cosa che volevo sapere, ma il master è aperto, diciamo, di primo livello, quindi è aperto a tutti gli studenti in possesso di una laurea triennale di qualsiasi tipo. È prevista un'attività di tutoraggio per chi non proviene da, diciamo, una formazione di tipo scientifico? Certo, infatti diciamo, abbiamo, oltre alle lezioni di scienze a cui possono partecipare tutti gli studenti, delle lezioni di tutoraggio appunto per i soli studenti che non vengono per esempio da lauree scientifiche, che quindi vogliono avere le conoscenze necessarie per mettersi a pari con gli studenti che invece vengono da quelle lauree scientifiche.
Avete, dopo credo 5 anni di attivazione di questo master, qualche riscontro sui risultati conseguiti dal master in termini di job placing degli studenti? Devo dire sì, i risultati sono buoni, infatti diciamo questi poi si possono vedere i numeri anche sul sito del master. Diciamo nei vari settori, grazie agli stage, grazie ai docenti appunto esterni che fanno parte del master, abbiamo identificato molte sedi di redazioni, di giornali online, di uffici stampa, di istituzioni pubbliche e private che effettivamente hanno reclutato molti dei nostri studenti, che quindi hanno trovato delle opportunità di lavoro alternative, in particolare per esempio per gli studenti di biologia ai percorsi classici che possono essere il percorso della ricerca o il percorso dell'insegnamento. Bene, grazie professoressa. Grazie a lei, arrivederci.